Ma quando è bello il gioiellino, mamma, io voglio il dolce. Allora, mi quando è bello. Guarda, ma che è stato il gioiello? Quest'altro gioiellino. Cri. Buongiorno. Sono le 7:15, Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog, in un nuovo giorno. Allora, io sto facendo un po' di pulizie. Tra poco, finalmente, ragazzi, sta arrivando Ikea a consegnarmi le cosine. E infatti qui nella mia camera, là, qui c'ho panni da piegare, qui tutti gli scatoloni, qualche sedia, aspirapolvere, insomma c'è un po' un casino qua dentro. E poi un altro scatolone pieno pieno di panni l'ho messo all'interno del bagno. Mo però voglio andare a pulire sto specchio, che vabbè, mi sa che non si vede tanto, vedete? È tutto macchiato. E vado ad utilizzare acqua calda, alcol e questo pannetto qui dell'unico originale. Basta che passate solamente questo e vi viene tutto pulito, ecco, senza utilizzare spray, pezzi e via dicendo. Quindi mo faccio un attimo sto servizietto qua e poi niente, che devo fare più? Vabbè, dopo mi do stendo i panni, insomma, mo mi muovo perché tra appunto una ventina di minuti dovrebbero essere qua. E mo chi lo sa quanto tempo ci mettono, se un'oretta, 2 ore. Boh, io penso che subito facciano, poi vediamo. Vabbè ragazzi, metto a pulire, non vedo l'ora di vedere tutte le cose completate. Sono super felicissima, veramente non vedo l'ora. E oggi, grazie signore, c'è anche il sole, una bellissima giornata. E quindi oggi abbiamo il sole dentro e anche fuori. Mentre le altre volte, non lo so, a volte quando piove ci scende un po' la malinconia, la voglia di non fare un cavolo. E quindi oggi invece sono super pimpante. Infatti vedi, mi sono truccata pure un po' stamattina, mi sono passata un po' la piastra. Invece le altre mattine così, pioggia, via, volo, vai, boom, bam. Comunque, metto a pulire perché con una mano non riesco a strizzare la pezza. Ok. La facciamo bella stretta stretta e poi possiamo andare a pulire tutto, vetri, specchi, porte, finestre, tutto coso. Io non lo so che fanno qua vicino, una cosa incredibile, guarda. Pazienza, che ci vuole questi figli. Tanta pazienza, dei figli, con gli strani, i conoscenti, i parenti. La pazienza, lasciamo andare. Cosa, sperando che questa lava e aspira sia carica, perché mo ragazzi non l'accendo da tantissimo tempo. Vi faccio un attimo una lavata per terra anche in bagno e vediamo un attimo, insomma, senza che metto a passare la pezza, la faccio direttamente con questa qua, tanto poi comunque se ne parlerà tardi o penso domani, per poi fare una bella lavata.
Quindi mo mi riempio questo qua, ci metto il suo detersivo. Nel frattempo che esce un attimo l'acqua calda. Il detersivo esce insieme alla lava e asciuga. Lava e voglio dire, cioè, lava e aspira, fa aspira e lava. Ok. Mo lo riempio un attimo. Questa qua alla fine, ragazzi, è un simile della lavapavimenti della Folletto. Vado a mettere, ci vuole solamente un tappino di prodotto. Ecco qua. Cercate di non farlo cadere come ho fatto io, ma poi sto detersivo c'ha una profumazione che è fantastica. Ci sta la lineetta qui che ho scritto Maxi fin dove dobbiamo mettere l'acqua. E poi la vado a bene inserire qua dentro e mo appunto speriamo che sia carica per andare a lavare a terra. Vediamo un po', questa è la prima volta che la utilizzo qui sul in questo nuovo pavimento e vediamo un pochino com'è. Anzi, mo prima cosa, guarda qua in cameretta dei bambini che sole che c'è, un sole fantastico. Accendiamo, vediamo un po' a quanto sta. 99 a buona. Ok, me lo faccio una lavata un po' veloce ovunque. Arrivati. Nel frattempo sono aumentati. Sono andati via. Come vedete, questo è il comò della cameretta e di qua ci abbiamo i letti. Questa è la cameretta dei bambini. Allora, i letti ci sono andati, però poi non si apre proprio perfettamente la finestra. Quindi mo vediamo un attimino, ragazzi, ci sta ancora tutto da sistemare, organizzare e via dicendo. Ah, I don't know. Allora, mo vediamo un po'. Comunque, aspetta, mo giro la videocamera così vi faccio vedere. Ah, e a proposito, prima che giro la videocamera e poi mi dimentico di dirvelo, una cosa è andata storta, ti pareva? Il comò nella mia camera da letto, sono usciti 12 pezzi mancanti e quindi devo aspettare che poi verranno un'altra volta, si prenderanno questo mobile qua e me ne portano uno nuovo. E quindi niente, ragazzi, il comò nella mia camera non l'hanno potuto montare. E vabbè, ora vi faccio vedere la cameretta dei bambini. Questa è la porta d'ingresso e questa è la parete con i tre lettini. E allora, ci vanno tutte e tre, ci vanno, anche se hanno poi poco spazio qui per passare. Però vedete, per esempio, io che sono più grande ci passo dritta, quindi penso che qua per esempio già si va a stringere un po'. Ok, anche se questo qua, volendo, fammi vedere. Ok, l'ho buttato più sotto al muro, vediamo anche di qua. Ok, è uscito già un po' più di spazio. Vedete, riesco anche a girarmi. E però poi comunque di qua invece, aspetta, magari spingiamo questo un po' più in là. Aspettate un attimo. Io mo veramente adesso se ne sono andati, quindi sto vedendo ora il tutto. Allora, questi qua sono i materassi che abbiamo preso sempre da Ikea. Allora, mo spostiamo un po' più sotto, ok, e un po' più di qua. Ok, vedete, comunque anche la cameretta è bella grande, non è che è proprio piccina.
Ok, almeno hanno anche lo spazio per accendere e spegnere qui la luce. Vedi da qua. Ok, allora poi di qua non so che se metterci il mobile dei giochi, perché abbiamo anche le scarpiere, quindi magari qua vado a mettere due scarpiere, ma non lo so, vediamo un attimo. E poi ragazzi, questo invece è il comò. Ho optato, allora, volevo farvela vedere intera, però come ve la faccio vedere? Comunque, questa è la cameretta dei bambini. Il comò, ho scelto questo qua perché, a parte che mi piace, è comunque un comò che ormai ce l'hanno quasi tutti quanti, e mi piaceva perché, non avendo acquistato i comodini ai bambini, questi spazietti piccolini li utilizzerò per l'intimo, quindi calzini e mutandine, ognuno il suo, e quindi tre cassettini, poi vabbè, questo qua vedremo che cavolo metterci, e invece questi qua li utilizzerò per i panni giornalieri per andare a scuola, e quindi ad ognuno il suo, e mi resta sempre un, diciamo, un mobile così, dove magari posso mettere anche, che ne so, le lenzuola, perché tanto vedete è bello, bello alto, bello profondo, arriva fino a più giù del polso, ecco, fino a qua. E forse così, insomma. Ah, questi pezzi qua non sono usciti nella mia camera da letto, il comò, e quindi non l'hanno potuto montare, tutte queste rotelline qua, niente. E quindi ecco perché ho optato per questo mobiletto qui. Mi piace veramente tantissimo. Poi magari là metteremo qualche quadretto, qualcosina, anche perché la TV mi sa che Giuseppe la dovrà mettere per forza qua, perché c'è qui l'antenna, quindi o con il bastone, quello là, col braccio che si gira. E quindi niente ragazzi, questa è la cameretta. Mo vado a togliere le buste e poi insomma andrò a fare il letto, anche se il ragazzo mi ha detto: signora, i materassi così 3 giorni. Ho detto: quale 3 giorni? Che le stanno dormendo già, non può finire di mangiare divano. Ho detto in poche parole: i bambini stanno dormendo già da tanto tempo sul divano, quindi non fa niente, stasera dormono qui. Con i miei 3 belli giovanotti. Allora, vi volevo chiedere, Jacopo, però fai il bambino serio. Manca uno. Chi è? Papà? Okay. Vabbè, ma voi siete piccolini, ho detto i miei belli giovanotti. Allora, vi volevo... Aspetta, posso fare una domanda? Oddio, non sapone, vedi? Ecco, la schiumetta. Allora, vi volevo chiedere, bimbi, cosa ne pensate della vostra cameretta? Nuova! Non comment, cioè? Non commento. Ti piace o non ti piace? Sì o no? Vince. Per me è me. Già, sì, bello. Bellissima, così. Però. È bellissima, scusami, che cameretta ulivo che è bellissima. E l'ettore, che è la bellissima. Che fa questo l'ettore? O l'ettore con la Grown Cup. Ma sei buono, no? Sa, voi è bello, ma fatto vedere già? Certo, i lettini vostri, oh! Sì. Le altre cose ancora no. Poi le faccio vedere domani che vado a sistemare. Vi mostro altre cosine. Ma sono una cosa mostro. Sì, non lo dire. Comunque... Una sorpresa. Adesso ho messo in forno la focaccia. Ma lo sanno già andare, però. No. Ho messo in forno la focaccia, che dopo voglio farla ripiena, e vi metto la ricetta su TikTok. Wow, ragazzi, oh! Facciamo arrivare a 10 milioni. Cristiano, lo so. Quanto? 10 milioni, 10k. Così?
era le libe. Ma io ne voglio fare le allora le faccio io. Sì, ma tu già da 1000 follower in poi le puoi fare. Hai giocato a Fortnite. Oh, raga, fate arrivare a 1000 follower, raga, che facciamo le live. Di Fortnite. Oh, ragazzi, questa generazione di oggi, proprio. No, mamma, io li faccio. Sì, sì, mamma. Senza il mio ordine, truffe, proprio niente. Hai potuto vedere queste macchine. Belle. Però io ti voglio far vedere i tuoi bracci, guarda che ti ha combinato per colorà. Pure quell'altro. Guarda, guarda. Guarda, guarda qua, guarda. Vedi? Comunque, mi sono messa un po' qua sul divano. Nella, in camera mia, Christian, vedi su qualche scatolone. Non so dove. Niente, vabbè ragazzi, sto aspettando che si cuoce sta focaccia, sta pizza, e niente, proprio mangiamo. E vado a riscaldare le polpette che ho fatto ieri di pane. Non so, buona, ogni pane, un neurone cadena, si impazzisce in un momento. Aspetta, vai, ne usci. Oh, ma tu è buona a fare teatro, ma che voglia, sei buono, no? Cioè, ma poi senza motivo. Non capisci questa cosa, Gesù. Dici, stai buono. Poi già mi rubato. Vabbè, dal mio braciolone e dalla mammona Deborona vi salutiamo. Hola, bebè. Hola, bebè. Riso. Mamma, fate gnocchi. Oh, rimane, giovani, rimane, faccio gnocchi, oh. Amanda. Ti piace, ne? Sì. Io non li faccio mai perché ho paura. Buongiorno! Ciao, Kiko. Domani vuoi gnocchi, Kiko? Comunque stavo ridendo per il fatto che mi ricordo che io quando faccio tutto il peratone. Tu ne fai il peratello, eh? No, non faccio mai niente. No, 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 no. Lui è bravo bimbo. E io sì? Io non lo faccio mai e non lo farò mai. In pubblico. Chissà dove fa Spider-Man. Ciao, ya. Ciao, ciao. Aspetta. Ho messo a Mediaset, come si chiama qua? Cine 34, boh, a 34, sta facendo il film di Carlo Verdone, un sacco bello, ed è veramente un sacco bello come film. E niente ragazzi, questo è il mio comodino, poi nel vlog di domani, nel vlog di domani vi mostrerò il comodino e anche dove abbiamo messo le scarpiere e tutto il resto. Anche l'armadio, vi mostrerò tutto. Niente, quindi mo ci addormentiamo, ci vediamo domani con un nuovo vlog, con un nuovo giorno, vi aspetto, vi mando un bacio forte 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 e grazie sempre per tutto l'affetto che veramente mi donate, ci donate. Grazie, vi auguro sempre con queste macchinine, baby. Però non ce la faccio, se si baghi lì. E vabbè ragazzi, ci vediamo domani. Ciao!